ricordo una cosa, prof, 2014, oggi è l'ultimo giorno, ma ancora come da quello che sentite intorno, il Cosmo Prof è ancora molto, molto vivo, in compagnia di Savino Moscia, oggi solo nella veste di acconciatore e scrittore. Assolutamente. Due delle molteplici vesti che hai, insomma, che ti sono appartenute in questi ultimi anni. Esci da poco dalla presidenza di CNA, al tuo ottavo libro. Esattamente. Allora spendiamo un minuto per parlare di Cosmo prima. Sì, certamente. Hai fatto un giro? Sì, ho fatto un giro rapido perché sono arrivato soltanto questa mattina, però mi sembra comunque sempre una bella fiera, una grande occasione, una bella opportunità intanto per conoscerci, conoscere, e soprattutto importante anche i vari congressi che ci sono all'atere del Cosmo Prof, che sono estremamente interessanti. Finalmente si comincia a far cultura. Andiamo invece a parlare di questo. Sì. Così gemma il silenzio, un itinerario filosofico nella virtù. Speriamo di riuscire a essere ascoltati in questo fracasso. Ce lo vuoi raccontare? Che cos'è questo? Sì, questo è il mio ultimo libro, segue naturalmente spettinando Dante, similitudini tra la Divina Commedia e il mestiere di parrucchiere per signora, dopodiché ho deciso di scrivere qualcosa di diverso, di importante, a cui chiunque possa accedere e comprendere quanto è importante la conoscenza di se stessi. Questo libro racconta una storia, cioè una vita, senza dare un nome e un cognome al protagonista, però dalla nascita alla morte, quanto ha gemmato il silenzio nella sua vita. Per cui si può scoprire che è il luogo del libero arbitrio, è il luogo della ragione, è il luogo del sentimento, ma è il luogo soprattutto della crescita dell'individuo. Questa presentazione che ci stai raccontando è un po' personale, cioè questo l'hai scoperta tu? No, è stato molto difficile scrivere questo libro, perché entrare nel silenzio è qualcosa di complicato. Ma voglio dire, sei tu che sei entrato nel silenzio e poi ce lo racconti? Assolutamente sì, un'esperienza personale. È un'esperienza personale, così come ha gemmato il silenzio in me e come lo vedo gemmare negli individui pian piano che crescono e nascono, crescono e poi si avvicinano verso il traguardo finale della nostra vita. Senti Savino, ma è normale che un acconciatore diventi uno scrittore o tu sei un caso raro? No, penso di essere un caso raro. Io sono un autodidatta, per cui voglio dire, leggendo il mio libro certamente qualcuno può anche riconoscere l'errore grammaticale, perché poi ci sta, nonostante la casa editrice, la Bonanno di Catania, sia una prestigiosissima casa editrice, però mi rendo conto che nonostante le correzioni che fanno le persone a me vicino del mio staff quando scrivo, a volte può succedere che ti scappa l'errore. Allora, però bisogna avere il coraggio di fare, di osare delle cose quando si hanno delle cose da dire. Estremamente importante. Io ho trovato, per dire le cose che penso, di cui sono convinto, ho trovato nella scrittura l'elemento naturale. Tra l'altro voglio raccontarti che in questi quattro giorni di fiera abbiamo avuto l'esperienza di conoscere invece una parrucchiera che è oggetto di un libro, è la storia. Una sua cliente ha scritto un libro sulla sua parrucchiera. Bella, questa è una bella cosa, perché tutto aiuta a scoprire questo nostro meraviglioso mondo. Ecco, che io continuo a dire, essendo un neofita di questo mondo, che c'è veramente dietro una cosa, un mondo impensabile. È il mio primo Cosmo, è soltanto vedere questa, non questa battaglia, questa esposizione di talenti a lei in ring, mi fa capire quanto, e questo te l'ho già detto in altre interviste, quanto il cliente finale sa poco del mondo della conciatura. Perché il nostro retro bottega purtroppo la cliente non lo conosce, ma noi abbiamo purtroppo un difetto, lo comunichiamo anche molto male. Ecco, sono molto contento che tu abbia detto questa cosa, perché è una cosa che ho detto più volte in queste interviste, l'ho detto, devo dire la verità, più alle estetiste, che sono ancora
meno brave degli acconciatori a comunicare, perché questo settore acconciatura e estetica devono comunicare di più, non deve rimanere l'idea che sia per esempio quello dell'acconciatore un lavoro che fai a 14 anni, impari a 14 anni e mezzo e il tuo mondo è finito lì. No, c'è invece lo spazio, tantissima formazione, poi arriviamo da un convegno dove si è parlato di qualità della formazione, del Made in Italy, insomma è veramente un mondo da scoprire. Posso dire questa cosa, questo mestiere è essenzialmente una via iniziatica dove si entra e poi si cresce man mano che si fa. La bellezza di questo mestiere è che quando arrivi ad avere 50 o 60 anni non sei vecchio, ma sei molto valutato per l'esperienza che tu hai acquisito. Certo, è vero. No? Per cui a differenza di altri mestieri o di altri lavori dove a 40 anni in un'azienda vieni considerato vecchio, qui no. In questo mestiere tu sei veramente qualcosa di particolare, di speciale, perché sei il frutto della tua conoscenza. Certo. Senti, e quindi acconciatore, scrittore, perché sei all'ottavo libro. Sì. E parliamo un pochissimo di politica. Ma sì, sta per iniziare un'avventura. Assolutamente, assolutamente. Che io vorrei introdurre con un acconciatore in Parlamento, diciamola così alla grande. Certamente. Perché l'idea è proprio quella di. Certamente, di portare un acconciatore in Parlamento, perché una categoria come la nostra necessita comunque di una rivalutazione dal punto di vista di rappresentatività. Cioè non si può pensare che una categoria come la nostra sia soggetta all'abusivismo di cui non gliene frega una mazza nessuna delle istituzioni. Al Sistri, che non significa nulla, per noi è una iattura, voglio dire, e in più ad una cattiva formazione. Per cui ogni azione che il parrucchiere compie ha un terminale politico. Io voglio rappresentare questo terminale politico cominciando con le prossime regionali piemontesi, perché da noi in Piemonte si vota anche per la regione, candidandomi in lista in scelta civica che farà coalizione con la lista Chiamparino. Per cui metto a disposizione la mia faccia da questo punto di vista, ma questo è un grande passo perché ci porterà, se avremo successo, ad avere anche un acconciatore in Parlamento. Sì, perché poi il tema dell'abusivismo, noi lo vediamo anche attraverso il parrucchiere, è veramente un tema super scottato che crea dei problemi enormi che va affrontato in qualche modo. Ma alle istituzioni non interessa questo argomento, perché ci giudica intanto dei poveretti di spirito, gente ignorante, invece non è così. E non interessa perché per loro, per le istituzioni, l'abusivismo rappresenta un ammortizzatore sociale, mentre è un errore grossolano che porta a chiudere attività che comunque pagano delle tasse, pagano delle pensioni, fanno posti di lavoro. Guarda, voglio dirti una cosa, Savino, uno dei ragazzi dell'Airing, napoletano, ci ha fatto vedere, aspetta che chiudo qua un paio di cose, ci ha fatto vedere dei lavori che hanno fatto, perché sono venuti qua appunto da tutta Italia per partecipare a questa manifestazione, e ci raccontava che ci sono, beh, chiaramente in campagna l'abusivismo, lui diceva, è esagerato, chiudiamo questo video altrimenti lo risentiamo anche noi, e ci diceva che ci sono delle abusive che fanno la piega a 2 euro. Ecco, voglio dire, queste persone distruggono questo mestiere. Allora il mio impegno politico, che ho da 30 anni, prima con CNA, poi con la carica di presidente dell'Unione Benessere e Sanità, che ho gestito per 8 anni, ricordo che sono il padre comunque, con altri, ma sono il padre comunque dell'affitto di poltrona, cioè che quello che sono riuscito a fare, è un impegno che io mi prendo di rappresentare nelle istituzioni questa categoria, proprio per le motivazioni che abbiamo appena citato, cioè la lotta all'abusivismo deve essere fatta in modo serio, scientificamente, ma soprattutto appoggiata dalle istituzioni. Assolutamente. E approfitto per ricordare, a proposito della fida di poltrona, abbiamo avuto Davide Padrone ieri in un'intervista che ha ricordato che proprio a Torino in questi giorni è stata approvata la fida di poltrona, e abbiamo detto, pensa, è partita da Torino, perché poi partita da Savino Moscia, è arrivata un po' dopo a Torino, perché poi la burocrazia, ma ci siamo arrivati anche a Torino. Va bene Savino, io ti ringrazio. Quindi, ringrazio voi, posso dire, ecco, questo qui in libreria
la casa editrice la Bonanno di Catania, la collana è Tiferet, così Gemma il silenzio di Savino Moscia. Perfetto. Grazie. Grazie mille, buon caso, prof. Grazie. Grazie, ci sentiamo ancora.